L'arte del cibo dal territorio alla tavola. Inaugurerà venerdì 13 luglio alle 19 la nuova mostra di CNA ai magazzini del Sari di Cervia. Cibarsi, il titolo della nuova esposizione che porta in città fotografi affermati a livello nazionale e internazionale che metteranno in risalto il patrimonio della cucina, in particolare, ovviamente, della cucina italiana. La mostra, gratuita, sarà aperta fino al 26 agosto, tutti i giorni, in orario serale, dalle 20 alle 24. Il cibo sicuramente è uno degli elementi importanti anche dal punto di vista del turismo. Abbiamo visto il paesaggio, sicuramente c'è il cibo oltre a quello che è la produzione artistica, diciamo così. Quindi il cibo, poi quest'anno è anche l'anno del cibo, quindi ci stava tutto. Un cibo che non deve essere solamente, insomma, il mero riempire la pancia, diciamolo così, in modo, ma proprio anche una forma artistica. Dietro il cibo ci stanno le tradizioni, dietro il cibo c'è un percorso culturale ed etico molto molto importante, ecco. Per cui questo è il motivo per cui una mostra di questo tipo, una mostra che parte, diciamo, dal paesaggio che cambia in base alle sue produzioni, in base alle sue materie prime, e per poi dare valore a quelli che sono con le materie prime, le tradizioni, quelli che sono le passioni dei romagnoli, ma una mostra che va oltre la Romagna, che va in Italia, con alcuni pezzi esposti, chiamata appunto Gioielli d'Italia, perché mette appunto in relazione quelli che sono i gioielli con le materie prime, per dare proprio maggiore valore e maggiore interesse al cibo che, come proprio elemento culturale, per poi vedere l'aspetto sociale importante. Qui Peter Menzel, che è un fotografo californiano, che ha fatto un lavoro molto molto importante su come si mangia nel mondo, e quindi cercare appunto di trasmettere proprio le differenze che ci sono, ma appunto per questo valorizzarle nella direzione in cui apprezzare quello che abbiamo nella nostra tavola. Serie, per finire, di alcuni fotografi italiani ed europei che rappresentano il cibo nel modo di esprimersi loro con l'amore che c'è appunto della cultura, sia fotografica ma soprattutto artistica. Abbiamo deciso di dedicare a questo tema la nostra iniziativa che vuole trattare dalla produzione, quindi dal paesaggio, dai territori, quindi dalla produzione delle materie prime, a come si trattano le materie prime, fino ad arrivare al consumo a tavola con degli artisti, dei fotografi di primo piano, insomma, presenti in tutti i musei europei e del mondo, con scatti appositamente dedicati a questa iniziativa e il tutto si colloca sempre con la nostra forte convinzione che fare cultura aiuta complessivamente la promozione delle eccellenze del territorio, aiuta una migliore accoglienza dei turisti, una migliore attenzione ai residenti, alla nostra comunità ed è un contributo che come CNA ormai da 20 anni cerchiamo di dare in questo territorio per promuovere sempre al meglio la nostra realtà, comunque buonissima rispetto ai competitor dell'offerta che riusciamo a mettere in campo. La CNA, il Comune di Cervia, appunto, sono 19 anni che organizzano nei mesi centrali dell'estate, quindi luglio e agosto, una mostra di altissimo valore culturale dentro i magazzini del Sale. Anche quest'anno la mostra, appunto, Cibarsi, una mostra fotografica, che tocca vari aspetti del significato di che cosa vuol dire cibo, quindi dalla produzione all'uso al consumo, a che significati tradizionali ha per la nostra cultura, per il nostro modo di essere e di vivere. Quindi una mostra veramente interessante che sono sicura avrà veramente vedrà nei visitatori molti susciterà molto interesse, perché credo che in questo momento parlare di cibo sia veramente importante. Come mangiamo ci insegna molto di cosa siamo, di che paese siamo e appunto le nostre tradizioni, soprattutto in un paese come Cervia, poi le nostre saline, un prodotto, il nostro sale slow food, insomma il cibo e quello che mangiamo è assolutamente importante e questa mostra lo descrive perfettamente. Abbiamo tante attività artigianali che possono esaltare ed esaltano la qualità dei prodotti del nostro territorio con delle lavorazioni avendo dei riconoscimenti DOP, IGT, IGP, quindi c'è una storia che accompagna il cibo che non va dimenticata, va riscoperta e va valorizzata.